Nella mia scuola ci sono parecchie classi che hanno fatto il progetto di frisbee. L'anno scorso lo facevamo fare alle quarte, quest'anno abbiamo iniziato con le terze. Infatti siamo riusciti a mettere in piedi anche il gruppo sportivo del pomeriggio, che quest'anno ha avuto un buon successo sia con le ragazze che con i ragazzi. Si riesca a coinvolgere chi magari normalmente non gioca in squadra, perché è un gioco un po' diverso e possono partire, diciamo, tutti dallo stesso livello. Ormai è un po' di anni che lo facciamo, è un impatto positivo, sta crescendo. La situazione proprio del gioco del frisbee in quanto tale dà un aiuto notevole, che è uno sport che si impara facilmente, di facile acquisizione. Dipende molto, perché magari in altri sport non riescono e riescono invece a giocare tutti quanti. Si vede che proprio l'effetto finale, che riescono a regolarsi da soli, che sono corretti con l'altra squadra, che quando non sono d'accordo non discutono ma si rifà, questo direi che è il punto essenziale. Sì, si combatte, si gioca l'ultima. Una casa, rega, è un loser.